vuoi presentarvi la nuova gamma prodotto 2024-25 che abbiamo presentato, che stiamo presentando qui alla Leyma 2024. Partirei dal trattore compatto da 20 cavalli, è una macchina di dimensioni compatte per poter fare lavorazioni per esempio in serra. Abbiamo poi una macchina a 28 cavalli con trasmissione idrostatica, quindi con trasmissione automatica. Questa trasmissione è fatta in maniera da poter essere usata con differenti tipi di attrezzature e anche attrezzature ventrali che sono utili per esempio per il giardinaggio e per altre applicazioni. Abbiamo poi il consolidamento della gamma meccanica da 28 cavalli con l'introduzione del front loader, della cabina e di altri importanti accessori. E rimanendo e salendo di potenza ci muoviamo quindi sulla gamma da 75 cavalli e con la nuova cabina. Questo prodotto è in produzione e quindi lo stiamo consegnando, e dove abbiamo una cabina che è lo stato dell'arte per quanto riguarda gli interni, il comfort, lo spazio e il sistema di aria condizionata. Un'importante novità che qui è presentata a livello di prototipo è il light duty vehicle, quindi un prodotto compatto da 45 a 65 cavalli che verrà presentato nel 2026, per essere venduto nel 2026, e con diversi tipi di trasmissione, quindi con trasmissione completamente meccanica, trasmissione idrostatica e con una cabina di nuova concezione completamente modulare sia categoria 2 che categoria 4. Rispetto a un anno fa, quando ci siamo presentati per la prima volta alla Agritecnica, cos'è cambiato? Oltre all'evoluzione e all'allargamento della gamma prodotto, ormai siamo presenti praticamente su tutto il mercato europeo, quindi tutti i mercati più importanti sono coperti da una rete di distributori per poter servire quelle che sono tutte le varie applicazioni. Altra cosa importante, c'è anche l'allargamento del team europeo, quindi non solo il prodotto, non solo la rete, ma anche un team europeo che ormai copre tutte le funzioni, quindi non solo quelle di selling, ma anche di after sales e di marketing. Qui siamo a fianco al trattore 7515 con la nuova cabina, che è stato selezionato come Tractor of the Year nella categoria utility. Le caratteristiche di questo prodotto sono l'abbinamento di un trattore semplice ma con una cabina confortevole e un sistema di smart farming avanzato. Poi ci muoviamo invece sull'area di innovazione, abbiamo il nostro trattore elettrico da 28 cavalli, è un veicolo con una trasmissione completamente nuova, dedicata per l'uso del trattore elettrico, quindi non è una sostituzione del motore termico con il motore elettrico, ma è una trasmissione multimotore che permette di avere un'efficienza come una trasmissione meccanica, ma di avere un comportamento, un'usabilità come una trasmissione automatica. Il trattore è in fase avanzata di sperimentazione in Europa, abbiamo quindi una piccola flotta che stiamo testando sia nelle aree mediterranee dell'Europa che nell'area nord dell'Europa, per poi essere in produzione per fine 2025. Di fronte a me vediamo quello che è il sistema Terra. Il sistema Terra è un sistema di un ecosistema dove c'è un modulo di connettività, abbiamo un sistema di autosteering elettrico e per finire abbiamo un sistema di FMIS. Qual è la caratteristica che contraddistingue questo sistema rispetto ad altri presenti? La scalabilità e la modularità. Cosa vuol dire? Che passiamo da un'applicazione molto semplice su mobile fino a quella completa dove abbiamo lo screen da 12 o 14 pollici, abbiamo il sistema di guida elettrica e abbiamo anche il modulo di connettività integrato. Se un agricoltore ha un appezzamento molto piccolo e vuole avere un singolo modulo, può benissimo ordinare, comprare e configurarlo
per questo tipo di applicazione. Però può anche decidere in fasi successive di integrare questo modulo per renderlo sempre più completo. Abbiamo fatto una scelta importante, che è quella di darlo di serie nella versione in una certa configurazione sulle tutte le macchine con cabina. Quindi non sarà un optional, ma sarà di serie su questi prodotti.